Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Spiral EP di 21 Savage. Uscito lo scorso weekend, questa piccola collaborazione tra 21 Savage e la saga dei film Saw, che dovrebbe essere horror. Io sono un cagasotto di quelli arcestrali, non ho mai visto nulla e mai li vedrò, quindi non so bene di cosa parla, so che c'è tipo una bambolina, ho visto gli scary movie, quelli sì. Però essenzialmente ha fatto questa piccola colonna sonora di 4 tracce, il cui singolo Spiral proprio uscita 2 settimane fa. Non l'ho mai ascoltato perché sapevo che avrei fatto la reaction, quindi andremo comunque ad ascoltarlo la prima volta insieme. Che poi in realtà l'EP è stato proprio presentato da 21 Savage e Slaughter Gang, così come si legge sulla copertina, è il suo collettivo. In realtà i rapper sono abbastanza sconosciuti, credo che quello più rilevante sia SGTip. Vabbè, comunque vedremo cosa hanno combinato. Non lo so, non ho aspettative altissime perché nonostante il 2020 di 21 Savage è stato da urlo, avevo anche fatto la reaction a Savage Mode 2, avevo, perché non è più disponibile su YouTube visto che me l'hanno segnalata per copyright, ma comunque in un lavoro che non è propriamente suo ma più una collaborazione, un EP, diciamo che, ripeto, non ho aspettative altissime, ma vediamo cosa effettivamente ne è uscito fuori. Io direi di partire proprio con la prima canzone, Spiral. Ok. Senti il beat, oh. Oh, figo. Mamma, il beat è bellissimo. Molto horror. Ok. Più un barrel. Ok. Prima canzone hard as fuck, sinceramente non me l'aspettavo così potente, soprattutto contando che è una colonna sonora, invece ci è andato veramente off. Voglio vedere subito chi ha prodotto il beat, perché secondo me ha fatto un lavoro di Cristo. Kid Hazel, non lo conosco proprio, ma il beat è bello perché proprio è un po' horror thriller con quelle melodie sotto, quindi comunque è in perfetto mood poi con il film. Durante tutto il brano, che ora sto rileggendo giusto per vedere se c'è qualche riferimento al film, ovviamente ci sono, purtroppo non so descriverli perché appunto non so proprio di cosa sto parlando visto che non l'ho mai visto. Però ecco, se magari c'è qualche appassionato della saga, vi consiglio di andare a leggervi il testo perché secondo me potete apprezzarlo ancora di più. Veramente una prima traccia bomba per incominciare questo piccolo EP. Passiamo alla seconda, You Hang Hard, che in realtà è un singolo di Young Nadi, ecco perché vi dicevo che l'intero EP è presentato più che da 21 Savage, da tutta Slaughter Gang. Can you forgive me for my sin? Mamma mia. Pure Nadi è fortissimo. Pure il beat qua è figo in culo. Mamma, seconda strofa ha spaccato tutto. Hit anche questa, per me Nadi è veramente troppo sottovalutato. Vi dico solo che sia questa che Spiral le ho aggiunte alla playlist, link in descrizione, non perdetevi la best playlist sulla trap americana. Rileggevo il testo giusto così per capire qualcosa. Qua non mi sembra che ci siano tanti riferimenti poi effettivamente a Saw. Voglio vedere anche in questo caso chi ha prodotto la canzone, Kid Hazel insieme a Oz. Mi è piaciuto anche questo beat, molto diverso dal primo, però è una hit. Tra l'altro Nadi sta per uscire col suo album, Dr. Evil dovrebbe chiamarsi. Io ho un hype assoluto perché mi sembra proprio figo tutta come sta pubblicizzando. Veramente è uscito un singolo con G-Herbo, Two Face Sit dovrebbe chiamarsi, andatevelo ad ascoltare perché è una bomba. Nonostante poi gli ultimi due progetti di Nadi non mi hanno fatto fare i salti proprio di gioia, però per questo c'ho davvero un sacco hype. Chissà se uscirà una recensione. Io direi di andare avanti con Down Bad featuring Millie Go Live, Real Recognize Rio, 21 Lil Harold e SGT. Insomma, Slaughter Gang al completo. Senti che muto. Bello ritornello. È ritornello, boh. Ma vabbè, l'ha killata, dai. Still around
this Glock on me, got a bat on it, another one. I don't run from niggas, I hop out it. Wanna gamble with your life, nigga gon' roll the dice, bad night, crap out. Thought he caught me slipping to them pistols, got it ripping, thought he had me mouth. I'ma let you pick your poison. Slaughter gang and PD eat them deadly forces. With this stick, I do them down bad. What a damn cash, I don't even need a mask. Shoot this shit like Jigsaw, I torch him, then I kill his ass. I'm a bad guy. Try me, nigga, we gon' put no mad now. Ask my age, dog, he gon' bad down. Bad you just now. A sad clown. Caught him down bad, took his dick. Shit. I know you heard about the six, yeah, we steppin'. Posso dirlo, hanno spaccato tutti, davvero. Sta canzone era forse quella per cui avevo meno hype, anzi sicuramente visto le altre. Però mi ha sorpreso, bravissima Millie Golightly, che se vi ricordate avevamo già avuto modo di ascoltarla nell'album di Yantag, Beautiful Tuggers Girl, non mi veniva il nome, uno dei suoi album più belli e più particolari, e là già aveva fatto delle belle partecipazioni, insomma. I rapper poi partono in questo ordine, il primo è Real Recognize Rio, il secondo SG Tip e il terzo è 21 Lil Harold, che è quello che mi ha sorpreso di più, sarò sincero, io tutti e tre non li conosco granché, SG Tip è quello che ho ascoltato di più ed è quello che forse, sì, anzi senza forse, ha più visibilità. Comunque, a parte questo, figa, molto figa, mi è piaciuta, io direi di andare con l'ultima, la più incredibile, almeno a livello di nomi, Emergency, featuring Ganna e Yantag. Ganna scopa. Ganna ha già ucciso tutto. Mamma mia. I'm sipping on purple, no bait. 21. I put them rats on a plate. Take my gun everywhere. I'm from the A. We call it thotty, you call him the bait. Every nigga try, we slid on tape. Pull up in your hood, we'll scratch that. Your little nigga star, I'm a cap hat. I call to play with the stick. And my little hoe got a kick. Okay. I had a suck it on cock. I made a thing that she bitch. I'm a real gangster, no bitch. I just hopped in a Mercury. Bitch told me she was just pregnant. I told her bitch she didn't have no story. I put the dope on the jet and I fly to Seattle to meet me a Portuguese. Per carità, tre bestie, tutti fortissimi, hanno spaccato tutti, ma qui ho l'impressione che Ganna si è alzato, ha preso il suo coglione destro, l'ha messo sulla testa di Yantag, ha preso quello sinistro e l'ha messo sulla testa di 21 Savage. Con tutto il rispetto per questi due mostri, ma qui l'hit l'ha fatta lui, a mio avviso, è quello che mi è piaciuto di più. Parte lui con la prima strofa con ritornello che è una hit, poi c'è la seconda strofa di 21 Savage, molto bella, così come la terza di Yantag, ma ripeto, ho l'impressione che qua Ganna ha sovrastato tutti. Pochi rapper come lui mi fanno vibrare così tanto, perché ha proprio un flow, sempre la solita cosa che dico, ma è così, una capacità di stare sul beat proprio veramente in pochissimi hanno. Era la quarta traccia e ultima, un EP che mi è piaciuto davvero un casino, non me l'aspettavo così hard. Alla fine penso che con il tema So c'entri abbastanza la prima canzone, Spiral, che dovrebbe essere proprio la colonna sonora. Le altre tre sono canzoni, diciamo, un po' più normali, o meglio, non c'entrano molto con il concept del film. Comunque mi ha sorpreso tantissimo questo EP, sono rimasto super contento. Voi invece cosa ne pensate? Qual è la vostra traccia preferita? Se avete un MVP, una strofa che vi è piaciuta più in particolare di questo EP, scrivetemi tutto questo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi invito chiaramente a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina per non perdervi altri video e altre reaction. Questa settimana dovrebbe uscire anche quella al singolo di Internet Money, fatemi sapere se in quel video volete anche quella a Migos, che sono usciti col primo singolo estratto da Culture 3. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete, noi ci vediamo ad un prossimo Slat.